Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo e sono accanto a Paola Peverelli, autrice, scrittrice. Vogliamo parlare con voi brevemente oggi di un tuo libro che hai scritto, che si intitola Come il ramo del mandorlo. Entriamo subito a partire da questo titolo su alcuni temi e ti chiedo se ti va di raccontarci un po' come nasce l'idea di questo titolo, di questo libro, chi te l'ha ispirato magari, se puoi dircelo, e qual è l'orizzonte che vuoi lasciare con questo libro ai lettori. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a te Don Rossano. Come il ramo del mandorlo, è un titolo che mi sta molto a cuore, di un libro che, come tutti gli altri miei, ma forse più degli altri, mi sta particolarmente a cuore. Questo titolo nasce dopo una preghiera perché ero in aula con delle studenti, io insegno etica, e quel giorno casualmente c'erano soltanto donne, 13 donne rispetto alla classe che in genere è composta di 30 persone, e io stavo proponendo loro una tematica di etica relativa a un aspetto piuttosto duro, che è quello dell'eutanasia, e stavo riprendendo un episodio che era avvenuto di una ragazzina sedicenne che si era lasciata morire in seguito a degli stupri che aveva subito. E a un certo punto sento la classe ammutolita e mi chiedevo perché, la ragione di questo silenzio. E di fronte ad un silenzio che stava diventando troppo pesante anche per me, ho detto loro, a queste 13 donne, se potevano dirmi cosa c'era stato nelle mie parole che li aveva turbate, come mai preferivano il silenzio ad una discussione invece cui eravamo abituate anche nelle altre lezioni. E ad un certo punto, una dopo l'altra, quattro donne di provenienze diverse, di età diverse, si sono alzate in piedi e mi hanno raccontato un pezzo della loro vita molto duro, molto forte, che mi è arrivato proprio come un calcio a gamba tesa nel cuore, e quasi togliendomi le parole. Io lì subito silenziosamente ho detto una preghiera a Dio perché mi aiutasse a trovare un modo per accompagnarle a rielaborare il loro vissuto, e poi ho compreso che l'unico modo era quello di condividere parlando, condividere scrivendo, condividere narrando. Però non nego che quando sono arrivata a casa, questo vissuto che queste donne mi avevano affidato mi ha davvero fatto male, mi aveva proprio abbattuto. E lì ho trovato in preghiera questa espressione del profeta Geremia: Geremia, cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo. E ho conosciuto allora che il mandorlo è un albero che mette i suoi primi fiori proprio nella stagione invernale, agli arbori della primavera a fine inverno, e che diventa simbolo, quindi il mandorlo, di coraggio, proprio perché nel gelo invernale annuncia la primavera e i suoi fiori diventano simbolo di speranza, annuncio di vita e di rinascita, ma anche di coraggio. Sapete che letteralmente la parola coraggio significa dare il cuore per l'incerto. Coraggio contiene questo core che è il cuore. E ho capito così che la sofferenza grande che queste mie studenti mi avevano narrato, che diventa un po' simbolo di tutte le sofferenze che ciascuno di noi, magari in maniera meno drammatica, però a volte si trova ad incontrare nella vita, poteva essere e doveva essere superata attraverso la condivisione, attraverso il mettersi accanto, attraverso il parlarne, attraverso trovare significati condivisi. E tutto questo è illuminato proprio dalla luce di Dio, che è un Dio che scende con noi, abita con noi le nostre esistenze ed è capace di
prendere il nostro sguardo e riportarlo verso la luce, un po' proprio come il ramo del mandorlo, vedete? C'è il ramo, il tronco della pianta che è legata alla terra, quindi è una vita terrena, fatta proprio di materialità quotidiana, con tutto quello che questo termine può contenere, quindi anche le vicende di limite, ma d'altro canto si affaccia alla luce con dei fiori che hanno il coraggio di sfidare il gelo invernale e di affacciarsi nuovamente alla luce. Grazie. Molto bello, questa è un'immagine che può far bene a tutti, no? E sicuramente nel libro, nelle diverse storie che racconti, questo emerge sempre. C'è sempre un momento dove l'incontro con qualcuno permette a una persona di aprirsi, di trovare coraggio, speranza, la voglia di provarci ancora, no? A vivere con l'aiuto di chi magari ha accanto. E questo mi sembra un tratto importante e credo che se vuoi aiutarci ancora qualche minuto proprio a capire come possiamo anche noi nella nostra vita, magari a partire da qualcosa che tu racconti in questo libro, ecco, essere anche noi in qualche modo portatori di questa speranza, di questo coraggio, di attraversando le stagioni della vita, come fa il mandorlo, che inizia a attraversare l'inverno per arrivare poi a sbocciare, con quella fedeltà anche che il mandorlo ci insegna e che vorrei davvero che noi potessimo in qualche modo tenere per noi nella nostra vita. Sì, grazie Don Rossano. Mi chiedi come possiamo e io rispondo attraverso le parole dei miei studenti o delle persone che io ho in qualche modo intervistato per raccogliere le testimonianze che fanno parte poi del libro, perché a partire proprio da quell'evento che ho raccontato prima, cioè queste quattro studenti che mi consegnano il loro pezzetto di vita, poi raccolgo altre testimonianze, sono testimonianze di persone giovani o più grandi, a volte anche molto molto dure. E che cosa mi insegnano, dovendo fare un po' la somma e a volerla riassumere? Insegnano quello che un filosofo, Walter Benjamin, sintetizza così: solo per chi è senza speranza ci è data la speranza. Come a dire che ognuno di noi può vivere le sue situazioni. In questo libro si parla di una ragazza giovane che decide di tenere il suo bambino, decide di intraprendere un percorso di studi e a un certo punto però è quasi piegata dal suo vivere molto contratto, molto pesante, molto difficile e dice: io non continuo più a studiare, come farò, prof? E a un certo punto io riprendo l'immagine del giglio. Il giglio come un fiore che ha una protuberanza appuntita e rigida, ma anche uno stelo molto lungo che si erge dritto ed è simbolo di fierezza. È un fiore elegante dai petali forti e carnosi e quindi io dico a questa mia studente: ecco, a volte le spine rischiano di soffocarci e soffocare i nostri sogni, i desideri del cuore, i nostri talenti. Ma tu prova a pensare al fusto del giglio che si erge e si spinge verso l'alto, elevandosi al di sopra di ciò che vorrebbe e potrebbe soffocarlo. E quindi la invito a prendere i suoi sogni tra le mani e a cercare di continuare nel suo percorso, perché ognuno di noi ha l'essenziale per farcela, però c'è anche la responsabilità degli altri.
gli altri che in qualche modo devono portare alla luce i nostri talenti ed aiutarci a sostare nel tempo che ci è dato, valorizzando i nostri talenti e cercando di aiutarci a viverli. Ancora poi si narra di un'altra mia studente di 50 anni, una donna ucraina, che a un certo punto, dopo quella lezione da cui si parte, mi dice: prof, possiamo incontrarci fuori dalla scuola perché vorrei raccontarle il mio pezzetto di vita. È una signora di 50 anni, la quale quando era giovane ha rinunciato al suo bambino, e questo bambino continua a richiamarla, continua in qualche modo a non lasciarla serena, perché lei dice: ho 50 anni e io mi accorgo che quando cammino per strada e vedo le altre mamme vorrei avere il mio bambino, a cui ho dovuto invece rinunciare perché per una storia abbastanza complessa. Non vorrebbe più continuare a vivere, non trova ragioni, non trova motivi di speranza, ed è invece soltanto quel tavolino del bar in cui io l'ascolto e lei si apre con me, che insieme troviamo nuova linfa vitale. E poi ancora c'è la testimonianza di una giovane donna di un paese dell'est che arriva come clandestina dopo una serie di vicissitudini molto molto forti, e riesce dal nulla a creare la sua esistenza proprio per quella che in termini psicologici verrebbe chiamata resilienza, e per chi invece vede le cose con gli occhi della fede è proprio quella forza di Dio che ci accompagna nella nostra vita e quindi scende con noi e cammina con noi. A volte attraverso gli altri noi non ci rendiamo conto, però tante volte mi è stato chiesto: ma io prego, ma poi Dio come mi risponde? Cioè, come faccio ad ascoltare la parola di Dio? Allora dobbiamo provare a trovare un tempo di ascolto di quella che è la parola di Dio, ma che a volte si rivela proprio attraverso gli altri che ci si mettono accanto, gli altri che ci offrono delle occasioni. Noi siamo proprio come latori, cioè portatori di questo spirito di Dio che poi si manifesta attraverso ciò che possiamo donare agli altri. E poi c'è anche una testimonianza di un ragazzo giovane che vi ha davvero intenerito, un amico delle mie figlie, che un giorno a casa, mentre stavo cucinando, mi dice: tu sei una scrittrice, tu raccogli le testimonianze degli altri, ti posso dire la mia? E mi racconta proprio questa sua storia di un papà che faceva uso di sostanze che beveva e che li aveva abbandonati, e lui comunque quasi diventa il figlio che aiuta il papà ad uscire dalla realtà dura in cui si era infilato, e tante altre storie che comunque hanno in comune proprio questa partenza dal limite umano, dalla fatica, per poi però insieme risorgere a nuova vita, risorgere alla speranza e alla luce. Quindi, per risponderti, è proprio per chi crede, affidandoci a Dio, il quale è un Dio di relazione con noi, ma è anche un Dio di relazione con gli altri quindi nella condivisione riescono ad aiutarci a leggere, a decifrare la nostra vita e a trovare dei significati nuovi. Grazie, grazie Paola. E ringraziamo di questo momento e termino proprio con questo pensiero che credo ci rimane nel cuore. Siamo qua in mezzo a tanti libri e viene questa immagine che la nostra vita è un po' come un libro, no? Che nei tuoi emerge la storia di tante persone e l'evoluzione anche di alcune storie. Ecco, mi sembra bello pensare che ognuno di noi è chiamato a fare un'esperienza e a riconoscere la nostra storia, uh-huh, e a scegliere anche il modo più bello di continuare a rileggerla e anche a scriverla in nuove pagine.
Ecco, ci auguriamo davvero che come il ramo del mandorlo possa aiutarvi anche a riscoprire questa speranza di un Dio che è con voi e di questa luce che vi accompagna sempre e di questa vita che è per tutti. Grazie davvero di cuore, grazie a Paola, grazie anche a tutti quelli che hanno contribuito a questo libro nella prefazione, nella postfazione, e un grazie a voi per l'ascolto. Grazie. Thank you.